Sapete qual è il gelato migliore che ci sia? Senza dubbio il cornetto squalgida. Sei sicura? Guarda che è pieno di zuccheri e grassi e poi appena lo mangi ti senti subito in colpa per i tuoi fianchi. Il mio gelato invece ha zero sensi di colpa e 100% gusto. Sì, ma ce l'ha il cuore di panna? Ma ancora meglio, il mio ha un cuore di proteine! Ciao amici, oggi è un buon giorno per sfatare un mito. Finalmente possiamo mangiare il gelato eppure dimagrire. E non sto parlando della dieta del gelato, sto parlando di mangiare normalmente e poi godersi anche il gelato. Ma questo è impossibile! No, oggi è possibile con un trucco speciale che trasforma il gelato da acerrimo nemico della linea a migliore amico delle forme. Il trucco di oggi è il gelato proteico della Foodspring, sponsor del video, che offre uno sconto a tutti voi amici e alla fine del video vi dirò come fare per ottenerlo. Intanto, se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Scusa, ma come fa il gelato a essere proteico? Il gelato in polvere, il preparato per gelato in polvere della Foodspring contiene circa il 60% di proteine, le stesse del frullato Shape Shake, e diventa un vero gelato cremoso e goloso. Non contiene zucchero bianco, ma stevia e ne basta pochissima per dolcificare. Ha meno di 3 grammi di zuccheri per 100 grammi di prodotto, così non alza la glicemia e ha poche calorie. Si prepara a casa in 30 secondi, come piace a me, è facilissimo e velocissimo. Ma io la macchina del gelato non ce l'ho. Infatti non serve, basta il congelatore e puoi usare gli stampini della Foodspring o le coppette del gelato. Ecco come si fa. Nello shaker versare 60 g di gelato proteico e 70 ml di acqua o latte. Io consiglio latte vegetale di soia, riso o avena. Ora basta chiudere e agitare energeticamente finché il preparato sia mescolato del tutto. Versare negli stampini preferiti e infornare, e congelare per almeno 4 ore. Intanto che aspettiamo che sia pronto, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche, sennò YouTube non vi avvisa quando escono i miei video. Se volete sostenere il mio progetto di divulgazione su YouTube, abbonatevi con un piccolo contributo mensile, così aiutate il canale a crescere. Per voi abbonati, omaggi e contenuti in esclusiva nella tab Community. Bene, adesso mando avanti l'orologio e andiamo a prendere il gelato. Buonissimo! L'ho già finito! Anche noi! Io consiglio di mangiare questo gelato proteico quando volete, va bene sempre. Come spuntino del mattino, dopo pranzo, a merenda o come dolcetto della sera per un bel peccatuccio che peccato non è. Mi raccomando, come sempre, se lo mangiate come spuntino, assicuratevi di avere digerito il pasto precedente e poi aspettate di avere digerito il gelato prima di mangiare di nuovo. Questo gelato è nutriente, non è come quelli pieni di aria, zucchero e grassi come quelli industriali a cui siamo purtroppo abituati. Ora condividete questo video con i vostri amici sui vostri social, così quest'estate tutti ci godiamo un bel gelato trendy e sano. Ma non solo quest'estate, il gelato va bene sempre, quello proteico ancora di più. Ma non ci hai detto dello sconto? Ecco come fare, usate il link che trovate qui sotto in descrizione e dal telefonino cliccate sul titolo, vi porta direttamente sulla pagina della Foodspring e poi mettete il codice sconto Vignali piccolo YT grande. Comunque ho scritto tutte le istruzioni dettagliate, come sempre le trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Ecco come fare? Colazione? Ci godiamo? Poi ti senti... No.